Non è un Pescara 2.0, è l'evoluzione del Pescara tramite gli allenamenti. Quando abbiamo attraversato il periodo negativo e chiedevate come si fa a uscire da questi momenti, l'unica risposta è il lavoro. E il lavoro non è fatto mai a caso, lo fa in base a quelle che sono le necessità. Una di queste necessità era dare un po' più di ordine nei momenti di difficoltà delle partite. La partita dell'anno fino a domani sera, poi sicuramente ci sarà una partita ancora più importante, però fino a domani sarà una partita stra importante perché vincere vuol dire presumibilmente eliminare una squadra, vuol dire staccare di qualche punto altre squadre perché ci sono scontri diretti e quindi vincere domani vuol dire mettere un piede e mezzo nei playoff. E soprattutto non staccarsi dalle squadre che ti precedono di 1 o 2 punti. Brescia è una squadra che gioca molto bene. Qua dovrebbe giocare 4-2-3-1, 4-4-2, cambia poco. È una squadra molto ordinata in campo, una squadra molto molto fisica. E questo è un aspetto non sottovalutare, perché noi sappiamo che con le squadre molto fisiche più delle volte soffriamo. Spero che non venga a piovere, perché sennò sarebbe ancora peggio con il campo pesante, però il Brescia ha dimostrato di essere un'ottima squadra, una squadra molto giovane, simile alla nostra, però ha grandi individualità perché ha giocatori importanti sia davanti che a centrocampo e dietro una squadra molto solida, quindi sarà una partita molto molto difficile. E credo che sia una squadra che ci una delle poche squadre che ci assomiglia, nel senso che è una squadra che al di là del risultato cerca sempre di fare il suo credo calcistico, sia dentro che fuori. Poi può vincere, può perdere, però non cambia mai atteggiamento, non cambia mai nulla per cercare di fare partite diverse l'una dall'altra in caso o fuori.